Ciao a tutti gli amici di Sovvelo e Sovvelo Italia specialmente. Qua abbiamo la mia fedele compagna, l'S5, la bici più aerodinamica che hanno. Personalmente è la bici che uso quasi sempre perché appunto per un corridore come me sempre il miglior mezzo, in quanto è molto veloce, è molto rigida, risponde benissimo alle alte velocità, anzi soprattutto alle alte velocità si sente la differenza rispetto a magari altre bici. Anche il manubrio è molto interessante, forma particolare ma molto rigido e rende bene nelle accelerazioni e nella guidabilità. Punto forte penso anche che sia la regolazione di questo manubrio, che si può cambiare in diverse taglie, ovviamente come i manubri tradizionali d'altronde. Niente, appunto questo è il mezzo che uso quasi sempre, però poi abbiamo anche l'R5, che è più per scalatori, più per gente leggera, che cerca di fare i migliori tempi in salita, una bici più comoda, anche più confortevole per magari lunghe distanze, anche per chi si vuole solo godere un giro in bici, mentre questa magari è una bici un po' più aggressiva, un po' più difficile da tenere e da guidare e da starci sopra. Personalmente la R5 la uso pochissimo perché appunto con la mia stazza non mi cambia tanto, anche in questione di peso avere qualche grammo in meno non cambia tanto, mi staccherai lo stesso. Poi abbiamo anche la Caledonia, che è una sorta di via di mezzo, mettiamola così, in quanto mantiene alcune caratteristiche della R5, come l'essere un po' più leggera e un po' più comoda, però è anche un po' più aerodinamica della R5. È una bici che usiamo magari di più sulle pietre del nord, come può essere per esempio la Parigi-Roubaix specialmente, dove il terreno è veramente sconnesso. E poi l'altro mio mezzo preferito ovviamente è la P5, è la bici da Kono, che è molto come questa, come la S5, molto rigida e ovviamente è fatta ancora di più per tenere le alte velocità richieste nelle prove contro il tempo. E niente, direi che fino ad adesso stiamo andando bene assieme e speriamo di continuare così e fare sempre migliori risultati. E ci vediamo presto sulle strade italiane con le nostre Sovvelo.